Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano un focolaio di Covid-19 è stato accertato all'interno dell'IRCCS Maugeri di Bari, centro per la medicina riabilitativa, dove sono risultate positive 33 persone, 22 pazienti e 11 operatori sanitari. Il contagio sarebbe partito da un degente ricoverato a fine novembre nell'area di cardiopneumologia riabilitativa della clinica proveniente da un'altra struttura ospedaliera che venne discorso ha cominciato ad accusare i sintomi tipici del Covid, febbre, mialgia e dolori. Sottoposto a tampone, risultato positivo, subito l'istituto ha attivato i protocolli anticontagio, isolando e sanificando gli ambienti e sottoponendo tutti a tampone, i 234 pazienti e anche gli oltre 300 operatori sanitari. Lo screening a tappeto sarà comunque ripetuto entro le 72 ore. Coloro che sono risultati contagiati sono al momento asintomatici. Dei 22 positivi, 17 sono stati trasferiti nei giorni scorsi al Miula di Acquaviva e nella clinica Santa Lucia di Conversano. E cambiamo argomento perché già nel prossimo fine settimana potrebbero arrivare le prime restrizioni per evitare assembramenti nei principali luoghi della Movida barese. In ogni caso è certamente entro stasera la pubblicazione dell'ordinanza di Antonio De Caro. Sì agli acquisti di Natale, ma no agli incontri per strada. È quasi tutto pronto per la pubblicazione dell'ordinanza che nelle giornate del 24 e 31 dicembre imporrà ai baresi il divieto di stazionare in alcune zone della città, principalmente quelle legate alla Movida, e non consentirà la somministrazione di bevande. L'obiettivo, fin troppo chiaro, limitare il rischio assembramenti nelle giornate in cui l'aperitivo con gli amici è tradizionalmente la regola. Ma le immagini delle principali vie dello shopping nel giorno della festa dell'Immacolata sono bastate al primo cittadino per decidere non solo ulteriori restrizioni, ma per anticiparle già dal prossimo fine settimana. Da Palazzo di Città sono infatti al lavoro per definire i dettagli. Ieri il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, quest'oggi invece gli incontri con le associazioni di categoria per mettere a punto un piano il più condiviso possibile. Bocche cucite sui precisi contenuti dell'ordinanza, ma trapela che già da sabato 12 dicembre sarà allargata la fascia di perimetrazione delle aree della città già colpite dal divieto di stazionamento a partire dalle 21. Sempre da sabato 12 partirà anche il divieto di somministrazione delle bevande, anche se ancora non si sa in quali fasce orarie. L'ordinanza sarà pubblicata entro questa sera. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Bentrovato Tiziano. Sì, eccoci Serena, buon pomeriggio, siamo all'interno del nostro sito internet per un'informazione di servizio legata al Natale. Trenitalia informa che saranno 48 sul territorio nazionale le corse in più delle frecce dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Treni che potranno portare anche a Bari che è fuori ad esempio per lavoro, in primis come vediamo a Milano, Torino e Roma. L'integrazione di ulteriori frecce all'attuale orario invernale rientra nell'attività di costante monitoraggio della domanda che effettuiamo quotidianamente, spiegano le Trenitalia. Ciò permetterà a chiunque di spostarsi in totale sicurezza raggiungendo famiglie e affetti prima del blocco degli spostamenti fra le regioni. Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni, concludono, così da valutare ulteriore integrazione per i collegamenti che già oggi registrano un maggior numero di passeggeri. A te. E grazie. Intanto noi torniamo sul caso Legionella, Policlinico di Bari, sospeso per 3 mesi il direttore generale Giovanni Migliore, invece a Vitangelo Dattoli la nomina di commissario. Interdetto il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, lo stop durerà 3 mesi. Insieme a lui, colpiti dalla misura, anche la direttrice sanitaria Matilde Carlucci e il direttore dell'area tecnica Claudio Forte. A Vitangelo Dattoli, ex direttore generale dell'ospedale, la nomina di commissario, carica già ricoperta al Riuniti di Foggia. L'interdizione che colpisce i vertici del Policlinico, misura disposta dal GIP Giuseppe De Benedictis, arriva nel corso dell'inchiesta sulle 4 morti per Legionella tra il 2018 e il 2020. Stando alle indagini dei carabinieri del NAS, coordinate dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dal sostituto Grazie Errede, i tre non avrebbero provveduto tempestivamente alla bonifica degli impianti idrici, dei luoghi in cui sarebbe stata accertata la presenza del batterio, i padiglioni Chini e Asclepios. Il GIP De Benedictis interrogherà nei prossimi giorni anche Giuseppe Calabrese, vice direttore sanitario
sanitario. Anche per lui è stata chiesta l'interdizione. Rigettata invece la misura per la direttrice amministrativa Tiziana Di Matteo. Nel fascicolo della Procura di Bari ci sono al momento 7 indagati. E nell'ambito ancora dell'emergenza coronavirus, quest'oggi vi parliamo della crisi degli impianti sportivi. L'appello è di Cristian Tomasicchio, presidente dell'associazione SAIS Pugliese. La seconda ondata a livello epidemiologico è la seconda ondata di crisi per il nostro settore. C'è stata una minima di ripresa, diciamo, post inizio estate, quindi post marzo-aprile, specie da noi in Regione Puglia, dove l'ordinanza di Emiliano di maggio ha riaperto prima rispetto al territorio nazionale le attività e gli sport di contatto, quindi anche le piscine e le strutture al chiuso, però adesso siamo praticamente sulla soglia di un baratro che, se ci caschiamo, non ne usciamo più, o meglio, almeno l'80% di noi non esce più. È chiaro che chi ha degli impianti sportivi all'aperto al momento può cercare un cambio di rotta nelle discipline, quindi convertire quello che prima poteva essere un banale campo da calcio in un'attività alternativa. C'è chi fa funzionare all'aperto, c'è chi addirittura trasforma in altre discipline sportive, però significa comunque un esborso di denaro, le spese comunque ci sono, anche e soprattutto per i piccoli. Manutenzione c'è, il deterioramento c'è, per non parlare di chi collabora col settore. Cioè, in Italia abbiamo oltre 1 milione di famiglie che vive attraverso le discipline sportive. Di fatto quale è oggi il vostro appello? Ma noi con SAIS, che appunto rappresenta tante di queste strutture in Regione Puglia, abbiamo già fatto una richiesta di un tavolo tecnico permanente durante la prima ondata, quindi tra marzo e aprile. Poi vabbè, in Puglia c'è stata la parentesi delle elezioni, adesso finalmente diciamo, gli impegni sono stati assegnati dal Presidente Emiliano, siamo tornati a richiedere un tavolo tecnico, abbiamo chiesto anche aiuto a Confindustria, con i quali siamo, diciamo, in partner, per arrivare a dialogare con le istituzioni, perché chi meglio di noi che siamo nel settore, con l'esperienza e con le attività che svolgiamo, possiamo proporre dei piani di rientro alla normalità o quantomeno delle progettualità che possono, diciamo, dare la possibilità di riavviare un sistema che viceversa non trova ripartenza. E voltiamo decisamente pagina, perché non si placa la querelle tra i favorevoli e contrari alla realizzazione di una colossale statua dedicata a San Nicola sul lungomare barese. A poche ore dal post del sindaco Antonio De Caro, il primo cittadino specificava che non c'è alcun progetto, il progetto arriva, vediamo. Un'associazione privata culturale di promozione sociale con sede a Bari, che ha come scopo la valorizzazione della figura del santo come simbolo di pace universale, conosciuto e venerato in 100 stati del mondo. A poche ore dalla pubblicazione del post su Facebook in cui il sindaco Antonio De Caro getta acqua sul fuoco delle polemiche per la realizzazione della statua di San Nicola sul lungomare barese, l'associazione Statua per San Nicola per la Pace, questo il nome, presenta il progetto della colossale statua da 70 metri circa, sul prototipo del Cristo di Rio de Janeiro o della Statua della Libertà di New York come simbolo identitario e culturale della città. L'associazione promuove inoltre il riconoscimento UNESCO della Basilica di San Nicola di Bari e del Corteo Storico. Infine, parla anche della creazione di un parco tematico dedicato a Santa Claus, da utilizzare come attrattore turistico ed economico per l'intera regione. Una statua, spiegano dall'associazione, simbolo di pace universale e a costo zero per la collettività, realizzata con il crowdfunding internazionale privato, grazie alla vendita di targhe, da porre sul basamento con il nome della persona o dell'impresa acquirente. Individuato infine anche il sito per il suo posizionamento, il Varco delle Vittorie all'ingresso dell'area portuale. In corso di preparazione poi da parte del Comitato Tecnico Scientifico del testo del bando internazionale rivolto agli artisti per la realizzazione del bozzetto dell'opera. E siamo alla nostra rubrica dall'area metropolitana. Monitorato il focolaio da Covid-19 all'interno della RSA Vivere Insieme di Conversano, 68 i positivi tra pazienti e operatori sanitari. Intanto ancora insufficiente il personale a supporto della struttura.
Sotto controllo la situazione presso la casa per anziani Vivere Insieme di Conversano, alle prese da una settimana con un focolaio di contagi da Covid-19 tra i pazienti e gli operatori sanitari anche nell'attigua RSA. 58 gli anziani colpiti da infezione, a cui si aggiungono 12 positivi tra il personale medico ed infermieristico. Oggi, fa sapere il sindaco Giuseppe Lovascio, c'è stata la visita in struttura dei medici specialisti del Dipartimento della ASL per attenzionare le condizioni di salute degli ospiti che nel fine settimana saranno sottoposti al nuovo tampone. Intanto ancora insufficiente il numero del personale ausiliario e OS a supporto della struttura, nonostante l'appello rivolto anche ai nostri microfoni. 11 contagi invece nella vicina Rutigliano tra ospiti e personale sanitario dell'azienda Monte dei Poveri. E ci spostiamo ad Altamura, dove proseguono gli studi oramai internazionali del reperto di Neanderthal ritrovato anni fa. Gli ultimi studi confermano la sua appartenenza alla famiglia degli ominidi primitivi, una testimonianza antichissima, come ci racconta Michele De Nora. Era il 1993 quando in Puglia, nelle profondità della grotta carsica di Lama Lunga presso l'Altamurgia, fu ritrovato ed è tuttora imprigionato nella roccia il cosiddetto uomo di Altamura. Un reperto di scoperta eccezionale che ricalca la storia. Sono i resti di un uomo preistorico precipitato in un pozzo naturale, dove morì di stenti. Uno scheletro di Neanderthal fra i più antichi, risalenti a circa 150.000 anni fa. Dopo le ultime ricerche e indagini scientifiche negli ultimi anni, i risultati iniziano ad essere pubblicati su riviste internazionali come PLOS ONE, che si è occupata dello studio dei denti del Neanderthal altamurano. Dallo studio infatti si è ottenuta la prima panoramica dettagliata dei denti e delle ossa mascellari dello scheletro, una dentatura che è quasi completa e che definisce l'uomo come adulto, non anziano. Molto probabilmente l'uomo aveva anche qualche problema di salute, accertato dalla perdita dei due denti prima della morte, ma la ricerca concretizza la sua appartenenza a quella che è la stirpe dei Neanderthal. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. Tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. È offerto da Oropan. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà ancora pressione atmosferica piuttosto bassa sul Mediterraneo centrale. In più siamo in attesa anche di una nuova perturbazione che ci raggiungerà in giornata. E quindi nuovo aumento della nuvolosità sull'Italia, ecco la perturbazione che arriva dalla Francia, questa è la vecchia che in qualche modo abbandona il nostro paese, ma ne arriva appunto una nuova con nuove nuvole e anche nuove precipitazioni. Controlliamo le piogge attese sul nostro paese. Ancora un po' di instabilità è da segnalare nelle regioni meridionali per la prima perturbazione e poi ecco arrivare nuove piogge, anche qualche nevicata sulle Alpi centro-occidentali sin dalle prime ore del giorno. Quindi in definitiva una giornata, quella di venerdì, che vedrà ancora molta variabilità sull'Italia. Al nord, per l'arrivo della nuova perturbazione, torneranno delle piogge a partire da ovest e anche delle nevicate in montagna. Le regioni tirreniche rimarranno con atmosfera molto instabile, sia per la prima perturbazione sul basso Tirreno sia per la seconda sul medio e alto Tirreno. Insomma, se la cavano un po' meglio le regioni adriatiche e quelle ioniche, per il resto ripeto, variabilità e instabilità, parole d'ordine. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.